Danilo, metti di un'altra parte, non... Stanno distruggendo. No. Cosa sta proteggendo? Questo muro. Fermi tutto. Fermi tutto. Aspetta. C'è un problema. Non è uno scambio di prigionieri. Ho un messaggio per Benedict da parte di Belmondo. C'è un nation. Posso vedere tranquillamente. Qua c'è okay, di io sì. Amen. Ma noi non volevamo toccarvi. Hai capito? Noi mi fidiamo. Io avrei potuto uccidervi prima, quando volevo. Lo so. Per questo mi fidate. Maestra, uno dei nostri libri non è proprio così. Andiamo, ci fidiamo di te. Non dobbiamo fatto niente, l'abbiamo pure curato. Berta, sei a sbaglio. Ok, ora dall'altra parte ora, ci sta Belmont. Io non voglio essere a posto. Il problema è che Leopold è scappato. Lo so che Leopold è qua in giro, tanto. Ok, io non ne so niente dove è Leopold. Neanch'io. Ma possiamo perlustrare pure assieme la zona. Io le condizioni le ho date al tuo capofazione. Il tuo capofazione ha rifiutato. Ok, ha rifiutato, se n'è fottuto di voi. Ok, per cui, siccome le condizioni di pace non sono state rispettate, tutti quelli che non sono passati da questa parte, che non sono consegnati a noi in maniera tutelativa, vengono considerati protettori di Leopold. Okay. Capitano, mio uomo vuole stare là dentro, perché è giusto, abbiamo fatto un errore. Ordina al tuo uomo di uscire. Ordina al tuo uomo di uscire. Bert, lo stiamo dando da quella parte. I capofazioni hanno una parola. Ok, io posso dire. Però ha ragione. Come dite? Anzi, come dice Prometheus, noi abbiamo attaccato per primo. Sono in azione. Il primo ad attaccarci è stato Tizio. Non vi facevo male. E lo sapete. Il primo fulmine non è partito da Duster, Meredith. Guarda bene, tu eri dietro. Io ero là. Tu eri dietro ai tuoi uomini. Io ero là davanti. Il primo fulmine è partito da Tizio. È semplice la situazione. Non importa chi ha fatto il piano. Importa che il capo della fazione dei leoni ha rifiutato. Voi potevate... Ma ha rifiutato perché non ci sono le... Era semplice. Non, certo. Non c'è Leopold. È semplice la cosa. Come te lo devo dire? Era ti do la mia vita qua davanti, davanti a tutti. A me non tutti. Interessa la tua vita. Per farti capire è che semplice. Leopold non c'è realmente. Quindi quel capogilda mi diceva, noi ci consegniamo, noi li prendevamo, li mettevamo lì, noi con loro messi lì, che così è sicuro che non possono nuocerci, andavamo a cercare Leopold. Se lo trovavamo, bene, se lo trovavamo, avevate ragione voi, ci scusavamo e finiva lì. Ok, ha rifiutato, gliel'ho detto almeno 10 volte, quando mi ero ripromesso di dirlo 3 volte. Ok, la buona volontà ce l'ho messa tutta, ma le condizioni sono scritte da qua. Ok, e non hanno accettato. È semplice la situazione, per tutte le cose che ti possono dire. È semplice, la situazione è quella. Noi sappiamo cosa hanno in mente loro, perché Vlad è una spia. Vlad ci ha detto. Ehi, attenzione! Capitano, sei di tolga reagenti e tutto. Mi hanno detto che sono oscuro. Ero venuto a chiedere, davvero? Solo Belmont ha le prove che sono oscuro? Perché parla con l'armoriere, mi scusi. Solo tu che io sono oscuro! Si è fatta, ma che è successo? No, cioè, davvero? Perché lo vorrei sapere? Un momento. Imbarazzo in intera gilda. Lo so. Se non vengo. Guarda il cavallo. Guarda. Le conseguenze sono scritte in agora. Io sto facendo rispettare quello che c'è scritto. Okay. No, Eskel, vi spiego io quello che state facendo. Sono di... Cioè, guarda, tieni qua, prenditi io l'arma. Io come faccio? Sto parlando con il signor Eskel. Un popolano non può parlare con il signor Eskel. Come? Dimmi come. Posso battere col dito? No, sta parlando. Io non ne so nulla. Aspetta, non ne sai nulla. Infatti tu non ne sei.
implicato in questa faccenda. Io faccio parte dei leoni. Va bene, ma nessuno ce l'ha con te. Non mi interessa, okay. Ma io faccio parte dei leoni. E se tu? E se sono qui è perché non c'è, perché faccio parte dei leoni. Se no non stavo là dentro, tranquillo. Bird, siamo d'accordo. Bird, tu hai aderito alle nostre John Bird richieste. Cioè, vieni. Posso dire una cosa io, un uomo che fino a 5 minuti fa era con me? Quello che ti voglio dire io è che lei deve parlare con domani ammazzeranno quelli che hanno il cappello. Dopodomani ammazzeranno quelli che hanno l'elmo. Mi scusi, lei è solo una scusa. Cerca il capogilde ingannatori? Mi hanno detto che qua lui c'ha il simbolo degli ingannatori. Ok. Ingannatori di Palanca. No, tu no, il tuo maestro. Beh, sì, era scusi. Nulla, dai. No, perciò, che provate? Come stai? Piano, cosa? Che fai, mi attacca? Non la sto toccando. Allora, sto qua. Quindi, come la sto toccando da Ernesto? Secondo quale principio? Se non mi muovo, che fai, mi attacchi? Assolutamente no, deve parlare con maestro. Io voglio parlarci qua. Visto, sono qua. Oh, perciò Meredith, che avete contro di me? Cosa di te? Le cose salgono a molto molto tempo e tu lo sai. Non lo so, te lo sto chiedendo. Okay. Prima c'era Isabò. Quella che ha fatto ammazzare, che ha ordinato di ammazzare una gilda. Sì, e io non so perché lei non ha fatto niente contro di te. Perché non aveva nulla contro di te. No. Tu hai approvato Gans, Sciavo. Io? Lo hai, sì, hai sfruttato il suo nome. Sbaglio? No. Ed eri parte dell'impresa. No, signorina. E spiego una cosa. Gans Sciavò aveva il titolo di re di Elavia. Lo aveva il titolo? Aveva il titolo? Sì. E io ho detto, chi è il re di Elavia? Gans Sciavò. Sei il titolo del re di Elavia. Lei è la capogilda? Io sono il capogilda. Se mi diano... Chi è la capogilda? Lei è la capogilda. Mm-hmm. Dunque, però, avete appoggiato... Stavo facendo la stessa cosa che fanno loro. Appoggiato uno scudo. E vi sembra giusto? Sto facendo la stessa cosa che ho fatto loro. Che stanno facendo loro? Loro stanno... Loro stanno appoggiando lei. Signorina Meredith, non si emozioni. Capisco che la mia scintillante spinocicosità. Loro stanno proteggendo Leopold. Cioè, non c'è Leopold. Chi ce lo dice? Andatela a cercare. E quando ci voleva a dare reagenti e armi e tutto finiva. Bel mondo. Si voleva ammazzare comunque. Ma la parola mia è del capogilda. No, perché il Belmont ti piglia per il culo. Perché tu dici, caro, non verranno ammazzati, non devono essere ammazzati gli innocenti. E Belmont ha detto, ma lui è oscuro perché era il capogilda. Lui è oscuro perché Duster... una volta ha dato una pedata. Tu lo lui sai è oscuro Duster... Si vede che è oscuro. Uno così non può essere che è oscuro. Tu lo sai che Barran verrà ucciso dai suoi stessi maghi. Lo sai tu? Io lo so. E difendi a lui. Non dai modo di ammazzare gli altri. Perché se fai cosa fai? Sei quello che ha fatto Sabò. Se voi proteggete. Stai facendo quello che ha fatto Sabò, ti ricordi? Barra. Quella sera che io c'ero. Se voi proteggete una persona che è uno scuro. Ti sta parlando un popolano. Non ti sta parlando una gilda. In questa faccenda. Ti sta parlando il popolo. Il popolo ti dice che ha letto, che sa quello che succede nella guerra. Vediamo, e questo popolo cosa pensa di Leopold? Che era uno scuro, se n'è andato. Io sono stato là finora. Ero là dentro, non l'ho nascosto da nessuna parte Leopold. Lì? Che mi dice che non è. E perché non siete. Perché sono tutti uomini qua invece di stare là a cercarlo? Perché uno ne basta, un due. È una garanzia. Quindi. Allora, siccome non ti hanno dato quello che ti hanno detto e ti davano, siccome hanno detto, se vieni ti do una cosa bellissima, ti do questa, e poi non te la do più, e tu la volevi, li ammazzi a tutti! Mi sembra che i patti erano reagenti e le armi posate. Ma è questa di qua, così si combinano. Cioè, è legale. Ma stiamo scherzando. E allora io ora lo leggo. Scusa, che lei va. Ma è normale. Crystal, per favore, pure queste minchiate. Ma così si trattano le persone. Che cantatori siete? Scusatemi. Evitiamo di queste buffonate. Pardon. Scusami. È stato attaccato. Ma è lo stesso che io ti leggo. Dedalo. È un discorso ridicolo. Non è un discorso ridicolo. Ma tanto di essere imprigionato. Dedalo. È semplice. Dedalo. Non gli è imprigionato. Mi hanno liberato. Dedalo. L'ho capito. Cioè non vi appizzate a minghiate il genere. Mi appizzo a minghiate perché voi vi appizzate a minghiate. Dedalo. Ho spiegato a Bird perché è stato fulminato. Non parlate di credibilità. Ho spiegato a Bird perché è stato fulminato. Lo spiegherò anche a te.
In caso qualcuno si volesse consegnare, avevo detto io, usciva senza armi, reagenti, mantello e sacche. Berdo è uscito sbraitando con un mantello, per cui l'ordine non mi interessa, l'ordine dei miei uomini era di fulminarlo. In caso fosse uscito in condizioni diversa da quella da te. Come vedi, se i mandelli ci nascondete, ma è stato liberato. Ora mi aspetta che tu mantenga la tua parola. Tutti l'avanzo. Uno scambio ha bisogno di due prigionieri. Io non posso bloccare. Lui non è prigioniero. Lui non è prigioniero. Io volevo soltanto il mantello. Scusa,